Quindi se non sbaglio hai quattro uomini per tre posti, Unite e Alfred non possono giocare insieme. Una destra, una mancina, mi piace un giocatore, sì, possono giocare insieme. Poi c'è Campagnaro, sì, siamo questi, ha vinto, potrebbe giocare anche un artista in mezzo a scampo, cioè, lo stesso Balotti, un giocatore ancora che dobbiamo trovargli una sera dopo come centrocampista, quindi lì siamo un po' puntati. Già è importante avere recuperato Enine, se non studiamo se all'inizio o meno, perché sono fatti 10 giorni un po' particolari, quindi valuteremo oggi e poi decideremo. È chiaro che non ci dirai se gioco o meno, ma la partita contro Cagliari può essere partita da Nicolò. Ma anche lì forse era il fatto che abbiamo più alternative, a parte come conto che ha avuto l'altro, potevamo giocare da esterno, diverse alternative, diverse possibilità di caratteristiche di giocatori, quindi perché no? Potrebbe essere anche Nico o Saviola, io sono contento di quello che hanno fatto sia Leandro sia Gomez. Forse in questo momento Gomez è un giocatore che sta un po' meglio degli altri. Rientra Luca, quindi nella formazione lo dico, rientra Luca, abbiamo bisogno che ritrovi un po' la via del gol, sono un po' stanchi, abbiamo fatto riposare un po' a Roma, anche se neanche perché abbia fatto una grande partita, magari si terrà a giocare un po' anche col Cagliari. È stata una partita particolare per Taxidis, perché se Mandolini passa dal padre calcistico di Panagiotis, Zeman è almeno lo zio. Perché soltanto voi due in Italia avete creduto così tanto in quel ragazzo che altrove ha fatto un po' fatica? Non lo so, io parlo per me, quindi quindi mi è piaciuto molto, cioè, l'ambiente è importante, la fiducia, forse mi è mancata una delle due cose, magari a Verona la fiducia dell'allenatore, dell'ambiente e dei compagni, magari a Roma solo dell'allenatore, da altre parti magari ne una nell'altra o perlomeno un po', quindi, però anche lui magari poteva fare meglio, poteva dare di più, non lo so, io sono contento che lui abbia di nuovo scelto Verona, noi abbiamo cercato di portarlo anche prima, poi non so, perché il modulo stiamo sempre in modo è sempre quello, quindi vedo che lui si trovi bene a giocare in un centrocampo a tre, magari non so se l'altra parte l'ha andato, non ha fatto benissimo, forse a Torino e a Catania, magari aveva altre situazioni a Roma dal punto di vista ambientale, aveva anche una concorrenza con un giocatore molto molto importante, quindi però credo che al di là di tutti i meriti o demeriti e quant'altro, credo che facciano parte del suo bagaglio di esperienza e credo che gli servano, gli siano servite per capire tante cose. Per me, anche se gioca molto poco, ho avuto difficoltà che va buttata via, sono cose che fanno crescere per me. E lui è cresciuto molto, soprattutto per stare anche in questo momento, è cresciuto molto anche con noi in ultime gare, sono venuto da un po' di tempo che non giocavo. E credo che con continuità lui possa veramente trovare una dimensione proprio definitiva, anche se ogni quello che non abbiamo detto, ma sta schienando un problema a un dito del piede, quindi ha si è allenato solo con la squadra ieri, insomma anche a corrente alternata, quindi è un di quelli che insomma vuole esserci a tutti i costi, ma non mi stia benissimo. Mister Bonzano, lei la sente come una sfida particolare questa contro Zeman, se ne parla spesso, no? 2-4-3-3, tra due mondi comunque diversi, due modi di interpretare il calcio diversi. Ma due che siamo diversi. Ma dico, nel modo di interpretare il calcio, ecco. Cioè, lui vuole fare gol, non vuole mai prendere. No, questo no, magari uno. Io voglio non prendere. Se la faccio arrabbiare, uno è più una fase più offensiva. Ha molto più esperienza di me, non so, io non è sfida tra due allenatori, è sfida tra due squadre che, ripeto, fino a domenica scorsa, fino a sabato scorso il Cagliari sembrava e poi ha fatto una partita. Noi forse, anch'io avevo dato grande fiducia alla partita di Roma, però rimane sempre il Verona contro il Cagliari. Poi noi, ripeto, dobbiamo migliorare la nostra situazione di gioco, però credo che sia sempre Zeman a estremizzare il gioco offensivo, credo che anche lui qualcosa ha modificato, anche se e io altrettanto.